Potremmo provare gente da questo punto. Non lo so, mi sembrava molto carina l'idea. Shin Megami Tensei lascerei stare, in verità, non mi ispira troppo. To be continued anche potrei provare. Non so se volevo farlo però per... per la live in inglese. Ma in verità no. Come ultimo nel caso, no, per la live in inglese prenderà molto tempo quello... Del gioco che ha recensito. Cercavo uno a caso. Eccolo. Cercavo. Ecco, Indra. Il gioco di Indra impiega molto tempo, l'impressione da provare. Quindi la live sarà comunque impegnativa già con me che proverà a parlare inglese. A proposito, Mayer on the Run sembra in verità caruccio. Ho visto che gli ha dato 5 stelle, quindi deve essere molto carino. Quindi magari proviamo Gentle e Mayer on the Run. E finiamo. Altrimenti. Metto a provare prima Mayer on the Run. Nel caso. Posso provare Gentle o To Be Continued nel live inglese. Che anche lì penso siano del Discord di Hunting Swan. Allora. Quindi andiamo subito Mayer on the Run. Che dovrebbe essere. MV, ma la grafica XP, che ha un suo stile effettivamente. Prova Dead Paper. Dead Paper? Aspetta, qual era? Ah, questo! Sembra caruccio in verità. Va bene, lo scarichiamo. Lo provo dopo nel caso. Allora, sicuramente riuscirò a fare anche una live in più per provare altri giochi che sono troppi, troppi davvero belli. Allora, intanto però Mayer on the Run è estratto. Ma dov'era? Ecco qui. Vediamo se ci sta perfettamente. Devo giusto rimetterlo. Ok, dai, è a posto. Mayer on the Run. Ok, tante screen è. È semplice, però è molto caruccio, eh? Il testo descrive letteralmente un'immagine, ma è caruccio. Ci sarebbe stato un po' più di movimento, come... Sarebbe stato carino avere magari gli alberi che si muovono. Però il personaggio sarebbe rimasto a metà strada col tempo che scorre, quindi ci può stare. Il testo descrive è semplice, ma non è così male, eh? Va bene, ciao Lollo, grazie di essere passato, comunque. Buona avventura! Ma io non te l'hanno recupero. Il gioco l'hai provato? Perché in effetti sembra molto carino. Hanno anche cambiato i suoni base, effettivamente. Ok, però mi confondo un po' la visuale tutta espansa. Cioè, in verità ha senso, perché è un gioco manageriale da quanto ho capito. Però non lo so, mi confondo almeno per la scena iniziale. Sembra nessuno mi sta seguendo. Dovrei essere sicuro qui per un po'. L'audio ok. Posso abbassare un pelino volendo. Ok, per sicurezza. Devo trovare cibo riparo, ma non ho soldi. Hanno preso tutto. Dovrei partire da zero. Oh, guarda, abbiamo un ospite. Ciao straniero, sono Rosa. Cerchi una residenza dove abitare? E pasti complementari ogni giorno? Ho il presentimento che dovrei correre ancora. No, no, per favore, stai, cerchiamo un sindaco. E sei il candidato perfetto. Perché cercare un sindaco? Non sono abbastanza bravi da gestirsi da soli. Una città minuscola, un sindaco. Ma non so niente di fare il sindaco. E tu non sai niente di me. Ah, è lui che parla. Beh, sei l'unico candidato. Ecco. Inoltre la nostra reputazione è già zero, quindi non può peggiorare. Perché nessun altro vuole essere un sindaco? È un lavoro difficile. I ratti sono più delle persone. E solo gli ortaggi hanno le... Quindi gli unici ortaggi che abbiamo sono piccole carote. E le case sono vecchie. Alcune sono state distrutte. Non era sempre così. 20 anni fa eravamo prosperosi. Ma poi molte persone giovani hanno cominciato a lasciare per lavoro in città. E molti ortaggi è cominciato a insecchire. E così sono rimaste così poche persone.
È un posto molto adorabile da abitare. Ci sono le cascate, le colline. E sono di topi? Oh, vabbè, ho capito, dai. Diciamo di sì. Vabbè, diciamo cosa devo fare. Allora, di là di happiness e reputazione. Va bene, importante. Va bene, non ho altra scelta, no? Fantastico, spero che potrai rigiovenare. Capita, rigiovenare. Per spiegare che il tema del contest è il nostro piccolo villaggio. Così saremo vivi una volta di più. Una volta in più. O di nuovo. Perché non esplori ora? E incontrami a nord. Mio nome è Carrot. Devo dare un nome finto, vero? Che coincidenza. Ci vediamo alla hall. Sindaco Carrot. Carrot. Non mi sembra, aspetti lì. Un topo ha rubato una carota. Ah, grandioso. Però posso entrare nelle case. Chiara. Ciao, sono Chiara. Non posso scoterti la mano, scusa. Sono coperta di pittura. Molte persone odiano i topi, ma Ratko... Ratko vive con me ed è un buon amico. È il topo, Ratko. Lo uso come modello per i dipinti. Se hai un lavoro per me, come persone nuove trasferite, per decorare case, allora parla con me. E compro un dipinto. Ah, posso comprare... Oh no! C'è il pulsante che stona! Ah! Almeno posso salvare. Però il suono base lì c'è, effettivamente. È vero che è pieno di topi. C'è una chest, fermi tutti! C'è una cassa. Però in effetti questo tileset potrei averlo già visto. Quanti soldi? Potrei già aver già visto questo tileset. Non è XP, ma dà molto quelle vibes. Era un tileset in vendita su Itch.io forse. Ecco la hall. Benvenuta alla tua nuova casa. Hai guardato la casa vacante nel villaggio? È a sud-est di qui. Hai incontrato Dogan? Ha qualcosa per te. Puoi trovarlo fuori di questa casa nel villaggio. Ah, fuori la sua casa. E chi è Dogan? Sarà lui. Oh. Perdonatemi. Sei il nuovo sindaco, sono Dogan. Adoro costruire e fare tutte le cose, specialmente case e rifornimenti e giocattoli. Infatti ti sto per dare un detto semplice, gratis. Te lo manderò direttamente nella tua stanza. Ok, quindi c'è la furniture come la Stardew Valley. Interessante. Quindi ora in camera mia avrei un letto. Ah, ok, camera mia non è lì effettivamente. Ah, c'è il topo che... stupidi topi che mi body bloccano però. Ok, una cosa brutta in verità è che il passaggio da una zona all'altra lo puoi fare solo lungo il sentiero. Però almeno ha la decenza di girarsi verso il basso. Comunque non ho ancora spiegato chi lo sta inseguendo. Sud-est. Sud-est? Sarà questa? Non ho altre idee. Allora avrò capito male. Ah, sud-ovest della struttura principale. Immagino nessuno abita qui. Ma un lavoro di pittura lo sistemerà per bene. Ma non è per me, vero? Ah, c'erano soldi nel falò. Interessante. Quindi dov'è casa mia? Porta chiusa. Non c'è altra via da andare, è tutto bloccato. Riproviamo. Ah, vedo che sei entrato nella casa vacante, quindi era quella. Diffonderò voce così domani le persone sapranno che cerchi un posto dove dormire. La tua stanza letto è oltre quella porta. Ah, quindi è davvero quella. Allora puoi andare a dormire o esplorare di più. Consiglio di parlare alle persone ogni giorno. Ultima cosa, vieni a vedermi al ristorante
per un pasto gratis quando vuoi. Ok, in effetti interagendo con il fuoco anche trovo oggetti. Cendere vuoto, lo prendo. Oh, non volevo. Va bene, per avere... Perché i soldi? Devo pagare forse? Non lo posso aprire. Forse non si può vedere. E infine basta, ho preso tutto. Va bene, sembra caruccio. Manca il letto, che apparirà magicamente tra poco. Il posto è molto spazioso. Devo mettere il mio letto. Ah, carino, c'è il sistema fornitura. Dovrebbe essere anche questo visustella base, vero? Qui sotto la finestra, perfetto. Ah, lì ci sono i soldi. Carino. Sicuramente non mi aspettavo di essere un sindaco, ma non penso posso stare qui per tanto tempo. Le persone che mi seguono sicuramente arriveranno nelle mie tracce qui. E avrò circa una settimana prima che arrivino. Non ha senso preoccuparsi ora. Vediamo se posso salvare un po' di soldi prima di scappare di nuovo. Ah, quindi voglio vedere con che scusa resta bloccato qui. Perché c'è un clown? Abbiamo due applicanti che vogliono trasferirsi nella casa libera. Parla con loro e decidi chi vuoi avere al villaggio. Devo fare niente di speciale? Potrebbe volere certe cose nella casa, come muri dipinti di un colore, certi oggetti, ma non devi subito soddisfarli. Puoi chiedere a Chiara per dipingere i muri. Ok, e aumenta la loro felicità. È importante la felicità? Ti servono soldi. Ogni mattina gli abitanti pagano tasse. Ogni mattina, ma è tanto. Dimmi di più delle tasse, dei soldi. Dipende dalla loro felicità. Come le tasse dipendono dalla felicità? Magari fosse così nella vita vera, no? Se una persona è triste col governo dice no, non sono contento, non pago tasse, e va bene. Quando mai funziona così? Vabbè, dai. Ah, abbiamo 121 gold per partire, bene. Solo una persona può trasferirsi. Scegliamo. Buona mattina, tesoro. Sono Taglie, mio gattino... tazza di burro. C'è spazio in questo... carinissimo villaggetto? Perché vuoi trasferirti? Sono una giardiniera. E voglio... davvero riempire questo villaggio con dei adorabili fiori. E a tazza di burro piace prendere topi. Hint hint. Ah, quindi in vita conviene prendere lei. Mi basta un semplice letto e un tavolo con posate o con sedie. Inoltre mi piacerebbero delle strisce rosa sui muri. Ma capisco che non è possibile ancora. È molto a ricordare. Meno male che è un diario. Vediamo l'altro invece. Oh cielo, fantavello qui, sono Caramel. Mi piacerebbe vivere qui. Vengo da una famiglia di clown. E siamo un circo errante per tutto il tempo. Sono stanco, mi serve una pausa. Qui sono scappato dal circo. Volevo sempre... Ah, ho sentito che questo villaggio è pieno di ratti. Ho sempre voluto il mio circo di ratti. Prometto vi tratterò bene. Cos'è un circo di ratti? Alleni i ratti a fare trucchetti. Ok. Lasciamo stare il circo di ratti, per favore. E prendiamo la nonnetta, va bene? Forse è meglio. Nonnetta andrà bene, su. Che anima dolce sei? Sicuro che ti trasferisca? Certo. Grazie, caro. Hai reso contenta una signora anziana e anche il suo gatto. Vieni a trovarmi a breve. E addio, clown. Non puoi capire la mia espressione perché ho sempre un sorriso dipinto sopra, ma... sono triste che non potrei vivere qui.
Mi spiace, ma il circo di ratti non mi ha convinto, sai. Non mi ha convinto. La casa è perfetta, tesoro. Anche se i muri sono un po' sporchi. Lascerò fuori tazza di burro stanotte e si libererà di quei maledetti rattacci. Oh, Carota, prego, vieni qua. Posso craftare tavoli, no? Dovremmo fare più case. Potremmo attirare più persone. Ma costerà soldi. Farò uno sconto enorme sulla prima casa. Cielo, che sconto enorme. 50 gold. Vai. Ok, la costruirò sul sito di una casa distrutta accanto alla farm, alla fattoria. Devo tagliare un po' di alberi, ma dovrei farcene in tempo. Sono rapido. Fatto! Come fatto? Quando liberavo gli alberi all'ovest del villaggio, ho trovato l'ingresso a una grotta. Perché non guardi? Ok, subito. Intanto devo anche comprare oggetti. Ora può fare solo tavolo, letto e ripostiglio. Ripostiglio? E più crafto, più mi dà. Ah, dico direttamente dove andare, perfetto. Ok, anche il tavolo con la sedia, tutto qui. E dovrebbe essere molto contenta. Ci basterà. Ah, bello, quindi posso dare la felicità di tutti i personaggi. Almeno quelli che si uniscono. Mi hanno fatto una casa. Ah, eccola qui. Meno male che ho preso subito la cesta. Ed è pronto a ospitare il clown. Possiamo già metterci il clown? Oppure no? Ok, devo andare a dormire. Ah, aveva detto che potevo andare in una grotta, vero? Che ha aperto una grotta per sbaglio. Eccola! Sono curioso. Perché c'è già roba dentro? Questa grotta è fantastica, i cristalli brillano. E ci sono anche minerali. Ci sono un po' di libri qui. Il mago di Woods e la guida ai funghi. Voglio vedere questa però. 53 gold. Posso anche riscattare funghi. C'è una tazzina lì. Ah, forte. Più avanti immagino potrò scavare nei muri, no? Direi che è tutto. Ok, ok, carino in verità come gioco. Voglio vedere come prosegue, ma diventa una sorta di gestionare Stardew Valley. Molto carino, eh? Mi piace. Farò un'altra casa dopo con calma. Lui chi è? Dorme da ieri. Stai bene? Sì, riposo per terra perché è noioso qui. San Lorenzo! Mamma mia, sei il nuovo sindaco? Mamma ha detto che il tuo nome è Mela. Sì, è vero. Aspetta, no, sono Carota. Renuscherai il villaggio? Intendi rigiovinare? Non lo so, e mettere forzatamente i nomi nel gioco è un po' bruttino. Sì, no, vabbè, sì. Non lo so, era per esplicare che il tema del gioco sia quello, però. Palesino. Omelette, oh, sono buone. Oh cielo, non devi dire niente. Posso capire dall'espressione che era buono. Vorrei avere un libro di ricette? Ah, glielo posso dare, vero? Così può cucinare meglio. Ah, che forte! Quindi servono a dare in giro queste cose. Che bello. Posso scroccare cose? Posso scroccare oggetti in giro? Dai. No. E direi che è tutto. In verità potrei dire a lei di dipingere. O comprare un dipinto, costava poco. È solo che non l'ho sbloccato, quindi devo aspettare. Allora, un dipinto. Grazie. Lo chiamo semplicemente dipinto numero uno. Oh cielo, che fantasia nel dare nomi. Non valgono molto ora. Ma quando ho raggiunto il mio pieno potenziale, le persone pagheranno molto. Se lo dici tu? E non è ispirata. Vuoi dipingere una casa, ma quella della nonnetta non è ideale. Oh, non costa tanto in verità, quindi potrei anche farglielo fare.
Costa 20. Non gli dà però tanta felicità. Ah, gli serve anche storage, un tavolino e muri. Aspettiamo così allora. Che bello però, dice anche quanti soldi hanno quelle persone. E lui è Matthew. E non gli interessa della politica se non faccio... A meno che non faccio ricrescere gli ortaggi. Non trova semi. Ho trovato io dei semi però. Però devo prima liberarmi dei ratti, vero? Ho trovato una sorta di ricetta per i semi, effettivamente. Stupidi ratti mi bodybloccano continuamente. Ha preso il controllo del quadrato del villaggio. Della piazza del villaggio, ecco. Square, e anche quadrata poi. Punto in più. Direi che è il momento di dormire. Mi chiedo se posso cambiare apparenza ora. Andrebbe più difficile per le persone che mi seguono ritrovarmi. Forse in futuro incontrerò persone che mi aiuteranno a farlo. 60 gold in tasse! Sì, tasse, che belle! E capiamo. Oh, sei un mago potente? Oh, sono ancora meglio, sono Hervé, il fashion designer che veste celebrità e nobili. Perché vuoi trasferirti? So, vero, cosa potrebbe offrirmi un villaggio così piccolo? Lascia che ti dica un segreto, non è affar tuo. Però potrei aggiornare il tuo guardaroba. E credimi, ti serve. Mi sento offeso. Titus! Oh no, il cattivo di Octopath! Mio fratello Damon e io cerchiamo un posto dove stare. Ah, sono un stonemason. Stonemason è quello che scava no, è una sorta di... scultore. Quando i gittoni sono morti, mi sono trasferito fuori dalla città perché è troppo costoso. Spero è più economico qui. Ok, vorrei fare una fontana e statue, ma con calma. Ok, spero di trasferire entrambi, ma mi sa che le case non bastano. Posso sempre fare una gratis. Che volevo fare? Fai una casa intanto. Ne ho già fatta una però, quindi posso far trasferire il guardarobiere, facciamo per ora, dai. L'altro ci serve un po' meno. Un letto dipinto. Nightstand dipinto, un vestitore e un dressing table. Un sofa e muri beige. Ok. Allora, trasferisciti per favore. L'altro, vediamo. Forse posso no, forse solo uno al giorno per forza. Comunque una casa in più la farei. Ah, posso comprare forniture per gli altri. Ma sì, andiamo. Ah, c'era già, lui invece. Un letto gli farebbe comodo. Gli serve un letto. I semplici, mi sa il dipinto non riesco ancora. Però un tavolo accanto al letto costa tanto però. Un cabinetto allora. Ok, infatti volevo che espandesse questa cosa apposta. Ed è più contenta ora anche. Una cabinet serviva, vero? Un dressing table gli serviva. Sto finendo i soldi. Ma li posso usare domani per costruire una casa. Ed è già più contento. Poi piccolo tavolo. Serve bedside table. Però non ho niente. Storage, dresser. Non ce l'ho. Tavolo, dressing table, c'è. Letto dipinto non c'è, spero non si offenda. Se dorme per terra per oggi. Gli serve qualsiasi tavolo a lei. Così paga più tasse. Oh, eccolo qui. Mi serve un armchair apposta. Ok, ancora 100 monete. E basta, ho finito i soldi, direi. Ho letto colorato. Ah, c'è letto
scolpito. Non ci serve ancora. Sarebbe carino se si illuminasse a sinistra quando seleziono quello giusto, ma può andare bene, dai. È molto... pretende molte cose. Sitting, dov'è? Armchair. E la posso prendere, così a lungo termine conviene. Paga più tasse. No. Ah, dice quanto paga di tasse forse quel numero. Ho capito. Facciamo per finire. Che domani non posso costruire una casa altrimenti. Infatti non dovrei, perché dovrei fare una casa anche per gli ospiti di domani, se serve. Intanto ci sono meno topi. Forte, la città sta cominciando a prendere forma, che bello. Ah, Lost Chicken adesso, le abilità sono aumentate. Mi serve una porta, eccola qui. Ma cosa serve ampliare la cucina? Forse attira più ospiti? Non saprei. Forse guadagna soldi a un certo punto e me ne dà una percentuale. I topi sono andati. È merito tuo. Però il pavimento è molto debole. Non ha la verità. Sarebbe fertilizzante. Ce l'ho in teoria. Forse aiuterà. Vedremo. Che scorbutico. Cose sembrano in qualche modo a posto qui. Ma non temere. Con la forza della mia personalità? No. Ravviverò il villaggio e lo metterò sulla mappa. Che Disma in verità è il contrario di ottimale. Potete comprare vestiti, ma vediamo. Forse me lo farò domani. Direi che per ora è tutto. Vediamo magari se le ispirate posso farmi fare un altro dipinto. Che non so cosa mi serve. Aspetta, il suo topo è sparito. No! Non è che è morto. Mi spiace. Va bene, ci pensiamo un'altra volta. Andiamo a dormire. Mi tengo 50 monete perché altrimenti mi sa non riesco a craftare una casa domani. Si dorme. Ah, ho trovato oggetti che potrebbe vendere alle persone. C'è quanti soldi? Penso molti meno. Non ci sono comunque persone nuove. Che bello, sta prendendo forma con calma. Ha fatto anche i banner, i banter. Allora, sì, facciamo un'altra casa. Ecco qui. Qui sblocca anche qualcos'altro. Ah, un pezzo, un ramo è caduto nel... un tronco è caduto nel lago. Che forte, creando case che ha scuse per passare oltre. Vedo un coniglio. Sembra qualcosa sul piede. Guardia, vieni qua. C'è un pezzo di carta. Ma non si vuole avvicinare. Forse la tiro con qualcosa che gli piace? Una carota. Beh, dovranno crescere le carote. Forse ora sono cresciute in effetti. È bello prendere un giro pacifico per la foresta. Ah, chi lo dici? Salve, sono Ilia. Se c'è anche un modo facile per fare soldi, compra tutto. Eccetto fornitura, perché pesa troppo. L'artista Chiara è promettente, quindi se vendi i suoi dipinti ti darò più di quanto hai pagato. 5 monete, ma... meglio di niente. Posso anche vendere libri. Allora... ah, i blu sono commestibili, gli altri no. Buono sapersi. Ma perché non venderlo? Partiamo con i big money. Draghi Dungeon. Richiede un'armatura. Vabbè, non importa. Libro di Woods. Libro per i cani, teniamolo, dai. Prendo anche i funghi perché saranno velenosi sicuramente. Così muori tu e non gente del mio villaggio, ok? Interessi prima di tutto. Ma lì ci sono i funghi blu effettivamente. 2 libri. Possiamo vendere anche quelli. Tanto chi se ne importa dei soldi. Però sa avere un altro slot effettivamente. Il libro filosofico. Bello. È un fungo gigante, vai. Sono ricchissimo.
sono ricchissimo. Ed ecco il fungo commestibile, spero. Qui si può saltare? No. Ah, invece sì. È inutile però. Se non per prendere due bacche? Semi pomodoro. Vedi che carina come cosa. Posso trovare semi per quell'altro che coltiva, effettivamente. Così riscatto anche la carota e sono a posto. No, non volevo fare la casa? Ok, infatti, è stanco. Allora, per taglia devo prendergli una sedina. E più spazio, perfetto. Perché serve per Hervé. Ok, così paga più tasse e per i miei interessi. Un dresser per te. E painted nightstand. E infine. Tutti a posto, perfetto. Ho speso comunque buona parte dei miei soldi. Però quanto pagheranno in tassi quelli? Sarà un bel numero. Cavolo, sei divertente questo gioco, dai. Più che altro mi piace molto il genere. Ha funzionato il fertilizzante. Le carote sono cresciute. Ora che la qualità è aumentata, vorrei crescere altri ortaggi. Ecco, pomodori. Pomodori? Se tutto quello che hai li prendo. Se aiuto mi dà una carota. Dai, non mi dà ancora carote. Dovrei dipingere gli altri muri, però... Però non è che sono contentissimi con... Forse in verità almeno togliamo lo sporco dei muri, dai. Infatti, molto meglio. Pink stripes non ce l'ho, ma... Beige decorativo non c'è. Perché non... Ah, è già bianco. Almeno non è sporco il muro. Anche se penso ci sarebbero da buttare soldi per provare a sbloccare le sue abilità, ecco. Manca da vedere lui come sta. Aspetta, qui si possono raccogliere? No. Sembrava. Ah, ti ha spedito bene. Ha suggerito un tappeto di fiori Tyler per la hall del villaggio. E non potevo dire di no. Bello, anche lui si dà da fare. Ma che bello, tutto il villaggio si sta pian piano mettendo assieme. Che bello. Andiamo ancora avanti. Dai, no, non me la sento di cambiare gioco. Non so, mi piace. Voglio vedere come prosegue. Zuppo vegetale. Mi serve un... Ho questi rimasugli da fare la zuppa. Potrebbe essere utile come composto. Ora voglio fare la torta di funghi di mia nonna. È famosamente complicata. Ma quando cercavo di leggere la ricetta, il vento me l'ha spinta fuori. Ah, ok, sarà del coniglio. Sarà il coniglio che ce l'avrà sulla zampa. Non ho ancora le carote, però dovrò aspettare. Direi che è tutto. Possiamo andare a dormire. E fare tanti bei soldoni. Il villaggio sembra quasi casa. 250! Ma si diventa ricconi qui. Ah! Ciao a te! Ciao, sono Ling, una esploratrice. Adoro esplorare caverne. Quando ho scoperto che c'è una grotta qui, ho deciso di trasferirmi una volta per tutte. Adorerei esplorarla. Anche fare i tour e visite agli ospiti. Che forte. Poi qui? Sono Niam. E questo è Onyx, il mio cane. Sono una scavatrice. Forte, quindi se lei la prendo può scavare l'or per noi. Interessante. Prendiamo lei allora. Anche se sei curioso di vedere cosa fa lei. Lei potrebbe attirare il turismo. Io ho sempre scelto quello che fa una cosa semplice, ovvero creare cose, scavare cose. Vorrei provare lei. Anche perché ha i capelli rosa come Clover, ecco. Trasferisciti. L'altra. Dovrò cercare un'altra miniera. Va bene, vediamo adesso se... Cosa posso craftare? Oh, non ho letto. Ho raggiunto il pinnacolo delle mie abilità. Ling. Un letto scavato. Ah, mi metto tra i soldi però per i muri. Ma ne ho tanti, dai. Un cabinet. Un tavolo di qualsiasi tipo. Il più economico, ovviamente. Nightstand.
sedia, qualsiasi tipo va bene. E siamo a posto, anche adesso pagherà la sua buona dose di supporto monetario. È già cresciuto! I tomati, i pomodori sono qui succosi. Dove ringraziarti? Ecco, una carota. Dai, sono una carota. Composto? Non mi serve ora. Ok, devo portargli altri semi. Finalmente ho la carota. Intanto vediamo. Dipinto? Aha! Ecco qui. Dipingimi qualcuno. Devo dipingere ora pasticci arancio. Non ce ne sono. Però questo sembra renderlo molto contento. Ah, è arancio. Perfetto. Perfetto, deve espandersi. Beige decorativo. E infine pink stripes decorative. Ok, ora si ragiona. Ok, il gioco penso l'ho praticamente finito. Può essere che adesso, quindi dopo una settimana, se non sono abbastanza messo bene col villaggio, mi riconoscono subito. Mentre se ora l'ho messo benone, non penseranno che sono io in qualche modo il proprietario. E ciao Michael, che combini? Stiamo facendo il gestionale di un villaggio, molto carino finora. Davvero molto bello, devi anche scegliere chi mettere, chi accogliere, ecco. E deve fare mentre scappa dalle persone, cioè in verità ho una settimana di tempo e dopo la settimana c'è il finale, presumo. Ho lasciato la città perché la gilda degli elite mi ha bandito dopo che hanno scoperto che facevo giocattoli. Era quando ero giovane. Ma quando la gilda ha scoperto recentemente ha detto che era ridicolo. In verità era molto fiero, un giocattolo molto fiero. E mi ha dato un po' di felicità. Va bene. Finalmente quello che mi serve in questa casa. E vorrei compensarti con un buon vestito. Ah, quindi è vero, il vestito mi serve così non mi riconoscono tra una settimana. Ho un vestito fantastico blu con un fiocco rosso. Ho uno eliaco con un colore dorato. Quale vuoi? Puoi provare entrambe. La blu com'è? Sembra così diverso. E se cambio i capelli non mi riconoscerà nessuno. Sì, ti sta benone, perfetto. Mi piace. Assicurati di dire il mio nome quando le persone chiedono di te. Lo faranno sicuro. Va bene, l'hai fatto sul vestito. Ti metto nei crediti, va bene. Quindi ora ci manca la conciatura, ma vedremo il prossimo giorno, credo. Tanto c'è il coniglio che avrà del cibo. Carota! Sarebbe carino mettere il nome del gioco sotto la live come fa il giudice. È vero, effettivamente. Non ci ho pensato. Lo dico inizio del gioco, ma non sono un giudice. Dai, prossima volta nel caso la faccio, dai. Ora stiamo per finire. Perché è impegnativo, in effetti. Dopo questo gioco finiamo, ma dai. Anche se largamente in anticipo. Pezzo di carta e una ricetta, no? Fantastico. Ma già che ci sono, devo anche svendere il dipinto numero 2. Perfetto. Posso comunque venderla. Ok. Strano. Dice niente lo scoiattolo? Oh, vuoi darmi qualcosa? 49 gold. Perché? Perché uno scoiattolo mi dà soldi? Vabbè, li accetto e basta. Però dai, è strano. Giusto il tempo per i raid. I raid cosa esattamente? C'è qualcuno in live ora? Vabbè, c'è molta gente online adesso. Voglio fare un secondo giro alla grotta. Voglio vedere se quella ha già cominciato a fare giri turistici. No, in verità, ma va bene. Altro cosa abbiamo? Alice, ah, vero che c'è lei. Vedo nel caso tutti quelli che ci sono, ma nel caso a lei. Cos'altro volevo vedere? Manca... Voglio trovare un seme in giro. Così faccio coltivare di più al signorino. Al coltivatore. Però non penso posso scorcare niente in giro, no? Eh no.
È tutto allora. Mi manca un parrucchiere. Così non mi riconoscono più. Devo anche tornare un po' alla ricetta. Ecco qui. Grazie, carota. E legge stanotte, quindi domani la userà per bene. Va bene. E domani presumo dovrò avere un parrucchiere. Dove spunta questo? È giocattolaio. Va bene. Allora, buonanotte ancora. Ho il presentimento che le persone che mi inseguono arrivano a breve. Ma proprio quando ho cominciato a adorare questo luogo. Penso che anche gli abitanti piacciono. 356 gold, come una giornata. Che bello. Non ci sono ospiti nuovi. Quindi posso concentrarmi a... Non so come spendere i soldi, onestamente. Ah, fa una casa, vabbè, dai. Vai. Vediamo cosa mi ha sbloccato. Enorme! Ha fatto tutte le case. Ottimo, quindi domani abbiamo... un'ultima persona che si unirà a noi. C'è una pianta di fagioli. Oh cielo! Vero, devo prendere i semi. Ah, grazie mille, non ci ho pensato. La guida turistica come va? Che bello, ho portato ospiti. Ho trovato anche strano multicolore. Lo manderò alla hall del villaggio. Alle persone piacerà. Che bello, prende tutto forma. Devo solo coltivare meglio i fagioli, forse. Alla hall, vediamo dopo quando torniamo a dormire. C'è la pittrice per vedere come continua. Intanto qui, quei fagioli. Non sembra eccitante, ma meglio di niente. Sbocceranno domani. Come sei qui invece con i dipinti? Lui è a posto, perfetto. Cioè, dipinti, vestiti. Bello anche che ha più sprite il personaggio, a seconda di quale vestito vuoi. Dammi più muri da dipingere. Oh, un dipinto nuovo, costa anche tanto. Il tè me lo son perso. Ma ho già dipinto tutto, no? Sei a posto? No. Sei già al massimo delle tue potenzialità, in verità. Ed ora manca da vedere quello che ha cucinato la signorina qui. Posso fare tutta i funghi perché... No, non posso farla perché non ho ingredienti. Però prova questo biscotto. Aspetta, però ho un fungo blu. Ho proprio il blu, che dovrebbe essere l'unico commestibile. Grazie, carota. Farò stanotte gli ingredienti. Perché tutti cucinano di notte? Cucinate di giorno, no? Oh, hai un libro per bambini che cominciano a leggere? L'ho venduto! Posso ricomprarlo? Ho l'impressione di no. Sarebbe bello se posso, ma... ahimè, ho paura di no. Infatti. Boh, il dipinto glielo vendo, però. Peccato, mi ha aiutato molto. Cioè, non so cosa serviva, ma... peccato. Altro ospite? Infatti. Li avrei tenuti i manuali, ma penso di beccare comunque una buona ending. Ecco il cristallone, che bello. Si dorme. Domani arrivano, a quanto pare. Sì. Vediamo cosa accade. Salve. Cosa accade? Perché sono tutti qui? Le due guardie della città dicono che cercano un fuggitivo che ha rubato soldi da una banca. Ha capelli rossi. Non ho cambiato la conciatura. Dovevo fare la casa prima, vero? E indossavo un vestito verde e pantaloni marroni quando è scappato 2 settimane fa. Ehi, hai gli stessi capelli, anche se il vestito è diverso. Ma Carota ha abitato in questo villaggio per anni. Lavorava duro per ricostruirla. È impossibile che sia vostro fuggitivo. È inutile, spazzatura! È apparso l'altra settimana. No! Non gli ho dato l'ultimo oggetto per renderlo contento! Ah, allora ho scoperto! Ma no! Stop!
stupido maledetto coltivatore. Guarda, possiamo trovare un accordo. Se vedo qualcosa, vi dimenticate che mi avete visto qui? Ma i soldi che Carota offre sono i soldi del nostro villaggio, delle tasse che abbiamo pagato. Sono i nostri soldi. Quanto offre Carota? 500! Tutto! Non possiamo essere corrotti. No, ma come? Aspetta, ripensiamoci. Mio padre è malato, gli serve la medicina. E suo figlio vuole... Tuo figlio vuole sempre... voleva sempre un pony. Ah, hai ragione. Per un pony, perfetto. Dacci 500 gold e dimenticheremo che ti abbiamo visto qui. È meglio che lasci il villaggio a breve, perché altre guardie ti troveranno qui. Non ho più soldi quando lascerò il villaggio. Sarà difficile ricominciare in un nuovo luogo. Vorrei non andarmene però, perché il villaggio cominciava a vivere di nuovo. Sì, penso dovresti andartene, Carota. E comincio a pensare che non è il tuo vero nome. Non ci credo che ti abbiamo dato i nostri soldi e la reputazione del nostro villaggio. Te l'abbiamo fatto crescere, dovresti essermi grato! Dovresti essermi grato che vi ho ravvivato il villaggio. Ehi, ho appena realizzato che Carota si è preso i nostri soldi. I miei soldi, vorrei dire. Troppo lenti. I miei soldi. Ha scaricato il platform difficile che noi sappiamo. Aspetta, qual è il platform? Ah, quello, oh no. Ma non è a pagamento. Ah, la demo avevi provato, no? Beh, nonostante ci abbia ingannato, almeno Carota non ha preso i soldi del villaggio. Ah no? Allora non è così male dopo tutto. È più probabile che non si sia accorto che poteva prenderli. Dai, beccato un ending decente facciamo. Prendetta questo gioco. È molto bello. Mi è piaciuto molto. È un gestionale molto breve, a scadenza limite. Sicuramente sarei curioso a rigiocarlo. A provare anche altri personaggi. Questo gioco ha anche una buona rigiocabilità. Mi è piaciuto molto questo gioco, assolutamente. È bellissimo. Questo gioco per me mi è piaciuto molto. Non so se piace anche a altre persone. Parte un pochino lento perché appunto deve spiegare cose del gestionale, ma è davvero bello. Penso sia uno dei miei giochi preferiti finora, a parte quelli italiani ovviamente. Quelli non si battono, non si battono gli italiani. Però questo tra tutti gli altri mi è piaciuto, effettivamente. Quindi sicuramente lo rigioco. Anche tra poco nel caso. va bene, dai, direi di concludere. Perché ho fatto poca live oggi. Poca. Un'oretta e un quarto in meno, ma è impegnativo comunque. Quindi per finire. Allora. Abbiamo varia gente online. Allora, c'è varia gente. Oh. E c'è anche Indra che sta provando giochi. Cosa vuoi giocare? Non è uno dei nostri, no? Hallowed Advocate. Vabbè, ci passerò dopo da lei se prova altri giochi. Intanto facciamo un raid. Andiamo da Alice. Ok. Ok. Vediamo se i numeri non aumentano. Ma intanto, prossima settimana, allora pensavo lì di fare la live in inglese. Così provare il gioco di Hunting Swan. Quello anche di Indra, che sta facendo live adesso. E quello di Cazwolf. Così mi piacerebbe mostrare il feedback allora, effettivamente. E domani si riprende Xenoblade 3 con Ouroboros Boy. E poi Genshin Impact si torna, devo finire l'evento. Ahimè. Va bene, allora ragazzi, per aver seguito, vi saluto. E ci vediamo a quando capita.